Bentornati amici e amiche su Fallout 4. Siamo sul canale YouTube di Tuffo Mix e praticamente siamo già andati nel nostro villaggino. Abbiamo messo giù un po' di armi, abbiamo migliorato la pistola, il fucile, qualcosina abbiamo sistemato e al momento ci troviamo esattamente qua in una zona, diciamo, non nuova. Siamo già stati in questo posto. Qui c'è lo slog. Lo slog, diciamo, è un residence praticamente di ghoul che abitano qua. Sono ghoul buoni, ghoul tranquilli che coltivano, mangiano, fanno le loro cose e noi potremo aiutarli magari in qualche maniera appena ovviamente ce lo chiederanno. Grazie a tutti per essere qua con me quest'oggi. Tuffo Mix che vi ringrazia. Dopo troveremo una vera piscina, Certo, ma non oggi, suppongo. non oggi. Ti do il benvenuto nello slog. Siamo all'unica palude nel Commonwealth dove si coltivano bacche. Allora, che te ne pare? È interessante. Lo slog, dove hai preso questo nome? Sono stati i mercanti delle carovane. Ho messo su questo posto qualche anno fa, ma non riuscivo a trovare un nome. Poi un giorno, dopo che aveva piovuto per ore, si presentò qui un mercante, sostenendo di non aver mai camminato in così tanto fango in tutta la sua vita. Gli chiesi se ne era valsa la pena e mi rispose che per le migliori bacche del Commonwealth avrebbe fatto questo e altro. Lavorare qui è come camminare nel fango. Si va avanti a fatica e ci si sporca tutto, ma alla fine ne vale la pena. Come avrai probabilmente notato, ci sono soltanto ghoul da queste parti. Un tempo vivevo a Diamond City, finché quel bastardo del sindaco non ha cacciato me e tutti gli altri ghoul. Allora ho deciso che noi ghoul dovevamo avere un posto dove sentirci a casa nostra. Così ho messo su questa fattoria. Infatti mi ricordavo che il sindaco li ha mandati via. Sì, è vero. Perché il sindaco vi ha cacciati? Siamo orrendi. Ci trasformiamo in ferali e uccidiamo la gente, spaventiamo i bambini. Le solite cose che dicono su di noi quelli come te. Ora, è vero che ci fu un incidente a Diamond City con dei feriti, dopo che un ghoul si era trasformato in ferale. Ma quanti umani sono diventati improvvisamente violenti e hanno ucciso qualcuno? È successo molte più volte di quanto io stesso ricordi. E se questo posto diventasse più di un semplice rifugio per i ghoul che non sono i benvenuti altrove. Se potesse essere un esempio di ciò che possiamo fare quando ci concentriamo su qualcosa e lavoriamo insieme. Vogliamo che le persone visitino questo posto con il sorriso sul volto per fare buoni affari e acquistare ottimi prodotti. Potremmo convincerle a darci una seconda possibilità. A quel punto forse si accorgerebbero che non siamo mostri. Io ti farei pubblicità, eh? Posso fare in modo di aiutarti. Posso fare qualcosa per aiutarvi? A dire il vero, sì. Non possiamo vendere le bacche senza mercanti. E le carovane hanno bisogno di strade sicure. C'è una banda di supermutanti che sta attaccando chiunque si avvicini al loro territorio, inclusi i mercanti. Ci sarebbe di grande aiuto se potessi eliminare quelle bestie una volta per tutte. Posso fare il possibile. Sai da dove venivano? Ci siamo fatti un'idea abbastanza chiara. Spero che tu possa trovarli e farli fuori tutti. Se mi dici dove, a Curì è piaciuto. Mappa aggiornata, lo slog pelle verde. Uccidi supermutanti qui. Ok, diciamo che adesso abbiamo una missioncina da fare. Dove sono i supermutanti? Qui. Vediamo la distanza. Ok, praticamente sono qua in alto. E noi andiamo a trovarli immediatamente. Allora, mano alle armi. Vieni, vieni qui, andiamo. Oh, qua, oh, che bello qua. Guarda qua, tutte. Quante coltivazioni che ci sono qua, direi che è una cosa bellissima. Andiamo qui, mano alle armi, prendiamo il fucilostro qua. Direi che sono là in fondo, vero?
Vediamo. Hai sentito qualcosa? Eh sì, questi affari qua bruttissimi. Preferirei che ce ne fossero meno. Ok, ci siamo? Andiamo di qua a qui con molta circospezione perché i super mutandoni. Però a questo punto direi di mettere magari il laser perché la vedo un po' rischiosa. Così andiamo giù, nascondiamoci. Siamo quasi arrivati, eh? Però sento dei rumorini. Andiamo di qua. C'è qualcuno in fondo. Allora, innanzitutto direi di prepararci con queste. Per caso non immagino che la preparazione. Dove è andato? È morto? È morto? Non lo vedo. Direi che è sparito nel cielo blu dipinto di blu. Va bene così, quindi noi continuiamo, è sparito, non c'è più, continuiamo, dove eravamo? Di là, non lo vedo, quindi andiamo a vedere che fine ha fatto. Bah, esploso per aria, va bene, qua comunque qualche cadaverino l'abbiamo trovato, continuiamo tranquilli. Questo era un Mr. Gatti, incazzatissimo. Non so cosa facevano qua questi. Munizioni, guarda quante robine. Qualcosa di interessante. Sì, abbastanza. Abbastanza. Vieni pure qua. Che c'è? Certo che non capisco dove è finito quello. Gli abbiamo sparato. Va bene. A questo punto continuiamo. Qua non c'è niente da prendere. Magari c'è qualcosa. Diamo un'occhiata. Cos'è stato? Un'esplosione. Diamo un'occhiata qua dentro, ma non c'è nulla di interessante. Nine, quindi usciamo subito da qua. Abbiamo degli altri camion qua, magari qua c'è una. Oh, qua c'è un coso. Ah, è esploso quello. Come si fa a salire qua sopra? Forse di qua? Forse così? Qua c'è cose interessanti, munizioni innanzitutto, cartucce, qua qualcos'altro di buono, cartucce, Radaway, ok, qua qualcosina di buono si trova sempre, no, non mi interessa nient'altro, vediamo. Ho moltissimi dati sul mondo prima delle bombe atomiche, temo che dovrò cancellarne un po' per registrare i nuovi... Probabilmente sì, cosa c'è là che esplosa la macchina? Ah, forse c'era... il nostro amico qua attorno e l'ha fatto esplodere lui, va bene, è un camion questo, ok,
Andiamo avanti, andiamo a cercare i super mutandoni cattivissimi, perché ci ha chiesto ovviamente la nostra amichetta di farli fuori. Quindi, la nostra amichetta? No, veramente ce l'ha chiesto il tipo cattivissimo che c'era là. Ragazzi, siamo partiti così di brutto senza neanche salutarvi. Quindi grazie a tutti coloro che si sono iscritti al mio canale, grazie a tutti coloro che guardano costantemente i miei video, che cacchio sto dicendo, e grazie a chi lascia un commento, un like e queste cose qua. Vi ricordo, se volete ovviamente, lasciare un'iscrizione al canale, attivate anche la campanellina, sarete sempre avvisati ogni qualvolta ci sarà un nuovo video a disposizione. Cliniamo giù. E se vi piace la serie Fallout, se vi piace questo game, se vi piace la compagnia mia che tento di fare un po' di allegria, allora lasciate un like e magari un commento per aiutare il canale a crescere sempre di più. Porteremo in futuro anche più contenuti se il canale crescerà. Ok, ci stiamo avvicinando qua, ci sono i super mutandone, abbiamo detto, e ci ha chiesto il nostro amico Ghouls di farli fuori tutti. Ma veramente qua non vedo poi tanti nemici, eh? Eccoli là. Perché riesce fuori qualcuno, gli mozzerei i gambe. Esatto, è quello che farei anch'io se vedessi qualcuno. Qualcuno lì? Il cambiamento dei supermutanti non è contagioso, vero? Ok, facciamo così. Allora, ok, colpiamolo così. Ok, curiamoci. Questo è morto. Ok. Ok, quello è morto.
Ok, quello è morto. Uccidi. Ok, direi che sono tutti morti. Direi che sono tutti morti. Cominciamo a raccattare i vari colpi, perché qua se no non si va. Allora, cominciamo a raccattare i vari. Come va? Ok, qua ce n'è uno, munizioni. Non dovrebbe pensarci un medico legale? No, adesso vediamo, dai, vieni, vieni con me. Raccogliamo tutto il possibile. Qui c'è un asse, raccogliamo tutto quello che possiamo, qui e andiamo avanti, Tappo. Qui c'è un cane. Questo munizione. E qua abbiamo... cos'è qui dentro? Oh, due steampack, buonissimo. Abbiamo anche una nuca. Ok, qua munizioni, ok, e insomma c'è un po' di robetta, l'abbiamo trovata, andiamo dentro là a vedere se c'è qualcun altro morto, e qua c'è una torretta con delle munizioni, di robetta qua ne troviamo a bizzeffe, qua chi c'è? Madonna, hanno fatto fuori delle persone in maniera allucinante. Vedo, bastardi questi super mutandoni, dei gran bastardi, Andiamo qua, vediamo, questo qua è morto di brutto, super mutante macellaio. E dov'è quell'altro cattivissimo? È qua? Dov'era? Dov'è quell'altro che... Allora, qua c'è un... Oh, qua abbiamo montato degli steampack, due, grande, li prendiamo. Qua abbiamo niente di che. Tappo, calibro, prendiamo tutto, munizioni. Ma dov'era quell'altro cattivo che li sparavamo noi da là sopra? In teoria doveva essere qua, ma non lo trovo più. È uscito... È uscito qua sulla stradina e poi dove è andato? Quello era un cattivissimo, E magari c'è anche, come si dice, aveva... Non credo che fosse questo. Non credo che fosse questo. Questo sembra macellaio, non è questo qua. Probabilmente adesso sarà qui da qualche parte. Allora, qui cosa abbiamo? Niente di che. Qui il fusibile di prima, rotti. Abbiamo anche delle coltivazioni qua. Questi coltivavano, Questi qua coltivavano roba. Cosa coltivavano? Grano turco? Grano turco? Prendiamo il grano turco. Noi lo portiamo tutto agli altri ragazzi che magari lavorano, Ok. E carne appesa. Madonna, pentoloni. Ma che posto allucinante. Che cosa c'è qui dentro? Che abbiamo Radaway, Nuka Cola e cane di mosca mutante, poi si fa tutto da mangiare. Vediamo qua dentro, distributore niente. E io non vedo più quello là, lo avevo ucciso, ma probabilmente si è volatilizzato da qualche parte, è scomparso. Va bene raga, torniamo allo slog e avvisiamo che tutto è andato per il meglio. Dove eravamo? Uno era qua sopra. Che c'è qua? Qua c'è un qualcosa, ma mi sa che non c'è niente di interessante. Quindi praticamente allora siamo dalla parte sbagliata, Se ho capito bene siamo dalla parte sbagliata. E noi eravamo là sopra, quindi il cattivone dovrebbe essere caduto qua, perché se noi eravamo qua a sparare, dico bene, noi a sparare eravamo qua, quello ci sparava da là e non c'è più. Niente, è sparito. Mm.
c'è nessun altro. Carne, va bene. Niente, torniamo ai nostri amici. Gli avviseremo che tutto è andato ok. E proseguiamo per le nostre ricerche. Qui cos'è? Un altro morto? Tappo, munizioni. Grande. Carne di Deathlow, poi lo mangiamo. Però là cos'è? Ah no, è solamente un... Ma no, beh, pensavo un Deathlow, mi fa paura solo vederlo. Allora, andiamo subito dai nostri amici. Mettiamoci... laser, come si è messi con il... Oh, pochissimi laser, eh? Abbiamo sparato un casino di laser, ragazzi, quindi prendiamo la pistola, che ha molte più munizioni e non spara neanche tanto male. Qua siamo venuti prima, abbiamo fatto fuori tutti i nemici che c'erano, continuiamo per di qua, andando allo slog. Tanto quello prima è scomparso e non lo ribecchiamo più nemmeno quello, eh? Qua i morti si volatilizzano e non li becchi più. E c'è in acqua là che si muove. Ma ok, continuiamo. Continuiamo, siamo quasi arrivati. E andiamo a dare la buona notizia ai ragazzi. Ok, ci siamo. Andiamo di qua, mettiamo via la pistola, è tutto chiuso qua, ah no, c'è qualcosa di aperto, ce l'abbiamo. Siamo qua, siamo arrivati, direi che tutto è andato per il meglio, eh. Dov'è il nostro amico? Salve. Salve, eccoci qua. Ehi, non pensavo di rivederti. Questo significa che devi ancora occuparti di quei super mutanti o che li hai già tolti di mezzo? Ti prego, dimmi che è la seconda. Quei super mutanti non vi daranno più fastidio. Eri la persona giusta al posto giusto, eh? Beh, grazie. A proposito, usa pure la nostra officina. Molto bene, molto gentile. Quindi direi che possiamo fare un po' di pulizia qua fuori. L'officina, quindi, dov'è che è? Vediamo, eh. Ok. Ora vediamo. Non è che siamo messi molto bene come officine. Facciamo un po' di pulizia qua fuori, eh. Vediamo un po' di materiale da buttare dentro, eh. Qua dietro non c'è niente di interessante. Tutto ferro che ti serve questo qua per lavorare. Così facciamo un po' di pulizia, tanto qua dietro non ti serviva a niente sta robaccia. L'officina la facciamo, officina panchina, eliminiamo, acciaio ti serve tutto, ok. E tu lavorerai qua davanti, quindi qua davanti abbiamo il tutto molto fatto bene. Andiamo di qua. Facciamo un po' di pulizia anche di qua, così poi c'hai più spazio per poter lavorare. Ok. Tanta legna. Ok. Direi che qua copertoni vuoti. Ok. Pulizia tutto attorno, così evitiamo. Non hai l'acqua, ci vuole un po' d'acqua, eh. Acqua e difesa ci vorrebbero, eh. Acqua e difesa, vediamo di fare qualcosina. Questo è per terra, lo tiriamo su, tanto è rotto. Questo tiriamo su tutto, tiriamo su tutto. Ci vuole... Non è che si è messo molto bene come difese qua, eh. Vediamo, intanto ti vuole dell'acqua sicuro perché non hai... Ah, questa è tutta rotta, la tiriamo via. Ok, qua è tutto a posto. Quelle rotte le togliamo perché fanno un po' cagare e non servono a niente. Allora, vediamo subito qua. Sono messe mica tanto bene ste reti, eh. Non sono messe tanto bene ste reti. Qua che è sta roba qua? È tutta roba che va tutta dentro questa qua, eh.
Tutta roba da riciclare. Ricicliamo tutto. Ok, ricicliamo sta roba qua. Questa qui te la lasciamo, perché cos'è sta roba qua? Carote, carote, quelle sono buone da mangiare. Qua che c'è? Eliminiamo sta robaccia, non si può. Questo alberello qua, questo pezzo qua si può eliminare. Qua cosa c'è? Vieni, vieni, Curi. Facciamo un po' di pulizia qua al ragazzo. E vorrebbe dell'acqua. Siamo senza acqua, quindi. Allora, facciamo così. Energia, difesa, risorse. Acqua. Magari ci vorrebbe... Ci mancano gli ingranaggi? Madonna, non possiamo mettere neanche un po' d'acqua, ci mancano gli ingranaggi. Gli ingranaggi non ce li abbiamo, eh. Dove li troviamo gli ingranaggi? Io volevo aiutarti, ma se non mi dai possibilità di avere ingranaggi, che c'è qua? Latta di vernice? No, ci vuole qualche ingranaggio, però potremmo mandare... potremmo unire... aspetta, 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 possiamo unire... Dov'è che c'hai tu il banco qua della... io ce l'ho a casa mia. Ah, qui c'è una pompa di acqua, eh? Dov'è? Acqua ce ne fa solo tre. E qua dietro, eh? Va bene. Dov'è il coso? Ah, è là in fondo. Possiamo unire le nostre due fattorie. Cioè, questa e quella, possiamo unirle insieme. Adesso non mi ricordo come si fa. Allora, torniamo indietro, facciamo così. Ok, allora non è che mi ricordo poi esattamente come si fa, eh? Quindi trasferissi, prendi tutto, giocatori, ispezione, esci, tutti i materiali. Allora, intanto possiamo darci qualcosina, vediamo dal mio inventario se abbiamo qualcosa, varie materiali, no, niente, abbiamo solo questo. Non fa niente. Allora, ordina, dobbiamo cercare un personaggio, eh? Dove sono tutti i personaggi? Ne mandiamo uno avanti. Quanti sono i personaggi qua? Non ho visto quanti sono in tutto, ma credo che siano tantini. 7. Ok, uno lo mandiamo subito a fare un giretto, eh? Tanto qua cosa abbiamo? Niente di che. Allora, operaio, tu, comanda, vai. Questo è uno che fa da mangiare, lo lasciamo stare. Becchiamone uno che non fa da mangiare. Questo fa da mangiare, vediamo un po'. Questo, assegnato le risorse, assegnato, tutti assegnati le risorse. E questo è il capo, allora, questo qua, dai, comanda, vai, non è così che si fa, allora, esci, movimento, ok, questo lo mandiamo a Sanctuary Hill, così ci unisce, no? No, 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 non è così che si fa. Comanda, vai. Ragazzi, non mi ricordo come si fanno a unire le due. Allora, facciamo così, usiamo da qua, che non mi ricordo più. Andiamo nel nostro menu, no, non in questo, in questo. E andiamo nelle nostre dati, mappa. Ok, dati, officine. Se io voglio unire questa officina, no, 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 non mi ricordo come si uniscono. Ragazzi, ci pensiamo un'altra volta, perché adesso non mi viene in mente. Ok, via via via, andiamo subito avanti con la nostra missione. Eravamo diretti praticamente qua dove c'è una cosa da fare. Vediamo subito la mappa. Allora, noi siamo esattamente in questa posizione.
siamo esattamente qua. Dobbiamo andare, se ricordo bene, dai, facciamo un po' più grande. Noi siamo praticamente qua. Dobbiamo andare di qua, così, dritti per di qua, e vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Ci sono delle abitazioni, quindi andiamo a vedere che troviamo. Ci sei, Curi? Dov'è? Dai, vieni con me che andiamo a cercare qualcosa di interessante. Che c'è qua? Un forgiato, qua la vedo mica tanto bene. L'umanità è caduta così in basso dopo le bombe. Quello eliminato, ce ne sono altri là. Fatti vedere, forza! Qualcuno qui vicino sarà ostile? Oh, è la tua fine! Mi hai sentito? No, non puoi morire così. Riprendo le operazioni difensive. Madonna. Ho subito considerevoli danni. Le tue azioni potrebbero provocare delle lesioni. Qua ci sparano, No, dai, torna indietro. Mi stavo divertendo. Andiamo su di qua, vediamo dove sono. Vediamo. Oh madonna, ce n'è uno lassù in alto. Spero che ne varrà la pena. Cosa? Cos'è successo? Ok, questo è morto. Dov'è quell'altro che non lo vedo? Madonna, ma muori, Mi stanno bruciando vivi qua. Ci sei? Ragazzi, qua si fa dura. Si fa dura, prendiamo tutto quello che hanno, munizioni. Dovresti lavarti le mani dopo. No, non è igienico toccare i defunti, però qua mi sa che... Ok, proseguiamo con calma perché qua sono morti, ne sono morti qualcuno, quindi andiamo tranquillamente, molto molto tranquilli. Io direi di mangiare qualcosina, Allora, direi di mangiare qualcosa subito, facciamo così e andiamo a mangiarci qualcosa di interessante subito. Bistecca di Deathclaw. E poi abbiamo anche un più uno qua, ragazzi. Vediamo subito cosa abbiamo fatto qua, Allora, più uno, ragazzi, ci vuole della forza, Cosa abbiamo qua? Furtività. Mettiamo il furtivo. Sicuramente ci sarà utile in questo momento, Ok. Ok, mettiamo il furtivo. E così non facciamo saltare le mine e siamo anche più attenti ai nemici. Ok, andiamo di qua su così.
niente di che, vediamo. Niente di che interessante, quindi evitiamo tutto e usciamo. Vieni con me. Però qua sopra qualcuno sicuramente ci ha sparato e chissà che fine ha fatto il corpo, eh? Vabbè, i corpi qua purtroppo ogni tanto spariscono. Va bene, io direi di andare a vedere qua dentro, anche se in realtà è rischiosa la cosa. Vediamo dopo, ragazzi, qua andiamo... Andiamo prima dall'altra parte. Perché qua io la vedo abbastanza tragica, eh? Qua si può fare da mangiare, vediamo cosa abbiamo. Cibo cotto, facciamo Deathclaw subito. E poi... costoletti di Yagüey subito. Poi cosa abbiamo qua? Mosca mutante al forno. Vai. Ok, direi che per adesso abbiamo fatto quello che ci serviva. Però qua mi sa che se entriamo qua ci fanno fuori in tanti, eh? C'è un computer, diamo un'occhiata, munizioni non ce ne sono, terminale, usiamo il terminale, ragazzi, vediamo che ci dice. Comandi del riflettore, ah sì, serve per prendere il riflettore, disattiva luci, spegniamo le luci. Ok, abbiamo spento le luci. Qua dentro cosa c'è? Radix, lo prendiamo. Qua c'era qualcuno qua sopra che sparava? Non mi ricordo, no, non c'era nessuno che sparava. Però io volevo andare esattamente in un altro luogo, ragazzi, non qua proprio. Chi ce l'ha? Ah. Non proprio qua. Quindi adesso andiamo nella mappa. Dovremmo andare, mi sa, verso ovest. Quindi così. Dovremmo andare praticamente... io volevo andare avanti di qua. Volevo arrivare... nel centro del paese alla scuola, perché mi hanno detto che alla scuola c'è bisogno di noi. Allora, quindi andiamo per di qua, vieni, vediamo se c'è un buco aperto nella rete qua. Sì, andiamo per di qua tranquilli, così evitiamo quelli capestrati e vediamo se la strada è giusta, direi di sì, esattamente, va bene così. Andiamo avanti per di qua. Ok, ragazzi, siamo sempre sul mio canale YouTube con Fallout 4. Abbiamo appena salvato, aiutato lo Slog, un accampamento che poi cercheremo di unire alla nostra base, perché se li uniamo... cosa c'è qua? Un Vault? Questo cos'era, un Vault? Non mi sa tanto che qua c'era un Vault. Dove siamo qua? Torretta laser, bisogna farla fuori. Ok. Però vedo che c'è qualcuno, probabilmente... Non ti muovere! Ok. Ok. Tanto poi anche quello, andiamo. Punto d'ascolto bravo, non so cosa sia, ma andiamo a vedere cos'è il punto d'ascolto bravo, eh. Mi ha fatto fuori tutte le varie difese e adesso entriamo. Allora, qui c'è una porta, si apre. Ah, bisogna aprirla così. No, andiamo di qua. Con molta calma e circonnavigazione. No, circospezione, ragazzi. Ok, beh, perfetto. E qua cosa abbiamo? Munizioni, ok, munizioni, c'è la diffusione, beh, insomma, qualcosina ci ha dato, non c'è altro, ma no, va bene così. Poi, qua dentro non c'è niente, spazzola, acqua, la prendiamo, munizioni, mina, revolver non ci interessa, qua c'è un ascensore, apri,
Non è in funzione. Terminale. Non riuscirò mai ad aprirla. Perfetto. Non l'apriamo, quindi qua mi sa che ce ne andiamo, perché quella non l'apriamo, non possiamo fare nient'altro che andarcene via. Ok, quindi continuiamo la nostra strada verso ovest, abbiamo detto, ovest è di là. Fa anche giorno, ragazzi, tanto meglio. Dove sei, Curi? Ah, sei qua, andiamo. Sì? Che c'è? Che c'è? Ehi, posso esserti d'aiuto? Devo chiederti una cosa. È un buon momento per parlare? Tutto ok? Va tutto bene? Nell'insieme no, non va bene. Ho dedicato molto tempo alla raccolta di informazioni durante i nostri viaggi. E le mie analisi diagnostiche sono giunte a una triste conclusione. Non è la mancanza di dati o di collaborazione a bloccare i miei progressi scientifici. L'inevitabile verità è che non esistono grandi scienziati robot. I robot possono fare cose incredibili. Avete indubbiamente contribuito alla scienza, no? Diretti da un essere umano, sì. Ma da soli seguiamo percorsi prevedibili. Le più grandi menti scientifiche della storia, gli Einstein e i Curie, da cui deriva il mio nome, avevano qualcosa che si spingeva oltre la mera capacità analitica dei dati. Avevano una scintilla di genialità, un'ispirazione che devo possedere. E hai, Curie, che è successo? Inizia a preoccuparmi. Non devi. Se voglio procedere nella comprensione della medicina in questo strano mondo, devo imbarcarmi in una grande avventura. Devo diventare il più umana possibile. Devo trovare il modo di scaricare ciò che sono in un cervello umano. È possibile farlo? Chi può dirlo? Prima della guerra erano stati fatti grossi progressi nel campo della cognizione e dei ricordi. Di certo esiste qualcuno che può aiutarmi, o almeno indicarmi la direzione giusta. Se trovi qualcuno, un neurochirurgo, un programmatore di intelligenze artificiali o un qualsiasi esperto in materia, ti prego di portarmi da lui. Comportamento emergente. Porta Curie dalla dottoressa a Mari. Ok, possiamo andare anche là, ma io prima volevo finire questa storia. Vieni, vieni, andiamo di qua adesso perché voglio arrivare in paese. Perché in paese abbiamo da trovare qualcosa di interessante. Ci hanno detto di una scuola che è abbastanza in crisi. Allora, qua sotto che cosa c'è? Siamo attenti a non cadere giù di brutto. Una scuola che ha dei problemi, non so che i professori, con gli alunni, non so che scuola sia. Vediamo dove, si, dove, dove siamo con la mappa. Dove siamo con la mappa? L'autoressa è là. Noi praticamente siamo qua. Quindi praticamente siamo quasi arrivati dove dicevo io, vediamo. Quindi continuiamo per di qua, scendiamo un attimino e poi saliamo dall'altra parte. Qui non c'è nessuno. Oh, oh, c'è un cane cattivissimo. Muori. C'era solo questo? Per il momento sì, andiamo di qua. Andiamo di qua e vediamo. Grip Town Nursery. Ok, cosa abbiamo qua? Nursery? Una farmacia? Un cos'è? Facciamo un giro di qua, eh. Facciamo un giro di qua. Salve! Non hai ancora messo a posto quel cappotto? Devo ancora farlo. Consideralo un promemoria amichevole. Salve! Hai un aspetto pericoloso. Spero che tu non sia qui per me. È sempre un piacere vederti. Ci serve una mano. Dimmi. C'è qualche problema? Un gruppo di ghoul ferali si è stabilito nelle vicinanze e ultimamente alcuni di loro hanno cominciato ad andarsene in giro. Se altri dovessero venire da queste parti, rischiamo di essere sopraffatti. Ci serve qualcuno che li tolga di mezzo. Ok, dove? Dove si sono nascosti? Ecco qua, ti segno la posizione. Grazie per l'aiuto, significa molto per noi. Allora, vediamo dove sono i ghoul. Allora, praticamente nella mappa vediamo dove sono.
Andiamo di qua, i ghoul, vediamo dove sono i ghoul nella mappa. Autosalvataggio non mi interessa niente. Dove sono sti ghoul? Non è che sono molto lontani, sono subito qua sotto. Ok, andiamo giù, andiamo a cercare i ghoul, non preoccuparti, noi siamo qua per aiutare tutti. E poi aiutiamo anche te, Curi, non preoccuparti. E qui come siamo messi? Mano a fucilone, andiamo. I ghoul li facciamo fuori con questo, anche con laser volendo, ma intanto procediamo all'eliminazione di ghoul. Cominciano le missioncine, cominciamo a aiutare la gente, prendiamo girafiori. Cominciamo a aiutare le persone che hanno problemi per un futuro migliore. E là è bruttissimo, andiamo di qua perché la vedo meglio. Dove sono sti gullazzi malefici? Ok, andiamo su per di qua. Sono ancora un po' lontani, non vedo niente, vediamo così. Richiesta di emergenza. Che radio è che ci vuole emergenza? Richiesta di soccorso. È questa? Da che parte? Qua? Lascia che esamini quante più forme di vita indigene possibile, naturalmente per la scienza. Quaranta per cento. Monsieur Platt l'aveva. Il combattimento è un buon esercizio. Stilare un rapporto di polizia, no? Donna. Allora, cerchiamo di con calma di trovarli tutti, Tappi. Allora, dove sei, Curi? Ok, tutti morti? Ok, andiamo di qua. Tappo, munizioni. Quindi di qua c'è un qualcosa di interessante. Qui c'è un morto. Accendino, qui ce n'è un altro. Tappo. Quanto è la percentuale? Andiamo su per di qua. Allora. 40. Medtech, ragazzi. Medtech potrebbe essere una cosa interessante. Però qua stiamo già calando. Quindi direi, qui cosa c'è? No, secondo me è qua dentro. Ragazzi, è qua dentro sicuro. Perché qua, andiamo di qua, vediamo. No, si allontana, di qua si allontana, vediamo. No, aumenta.
E là. Ok. C'è qualcosa qua. Una strage qua. Qua. Coronastro da battaglia. Uniforme CDA la prendiamo. Coronastro di battaglia. Completa indaga. Ok. Munizioni. Qua direi che è successo un casino, eh. È successo un casino. Armatura atomica, esamina. Completamente fuso. Qua è successo. Anche questo. Che è successo qua? Qua è successo qualcosa di brutto. Cos'è successo qui? Non lo so, ragazzi, cerchiamo di capirlo. Direi che qua è successo un macello, eh. Vediamo di aprire la cassaforte. No, di qua. È successo un macello molto strano. Si apre? Sì. Sì. Granata, nastro americano, 1000 impulsi, orologio. Non so che è successo qua, bisogna cercare di capirlo. Allora, vediamo se intanto ci dà qualche info. Dati della missione, problemi, uccidi Guave. Abbiamo ad ascoltare l'oro nastro. Andiamo all'oronastro di battaglia. Allora, missione inventario, varie, oronastro di battaglia. Eccolo qua. Sentiamo un po' che è successo, ragazzi. Imboscata lungo la strada, sono 5 volte più di noi. Varam, rapporto. Nucleo al 5%. Dobbiamo distruggere le armature, non possono finire. Varam! Merda, Astrid, attiva l'autodistruzione. Faris, ripiegare! Raggiungeremo la vecchia base militare e da lì punteremo al nostro rifugio. Useremo i nostri nomi in codice. Ok, muoversi, muoversi, muoversi! Ok, indaga presso il bunker, va bene, dopo ci andiamo, completa l'oronastro, quindi torniamo qua e togliamo la missione squadra perduta, andiamo poi dopo e continuiamo con i Gould ad andare a uccidere per aiutare quella donina così carina e simpatica che ci ha chiesto di aiutare. Oh, qui sì, andiamo via da qua perché qua direi che non è un bel andazzo. E dove sono i Gould? Di qua. Allora, innanzitutto ragazzi direi di fare così. Ne abbiamo, sì, 34, becchiamo Radaway e poi ci mangiamo qualcosina di buono, provviste. Carne di, qui c'è la carne, bocconcini, di ratto talpa, sono già fatti e non hanno controindicazioni, vediamo, perfetto. Allora, andiamo avanti, il fucile è bello tosto, è bello carico, non usiamo i laser, teniamo le munizioni che abbiamo, non abbiamo tantissime, teniamo tutte le munizioni laser che abbiamo. E ci stiamo avvicinando a questo gruppo, vediamo, di Ghoul Ferali che hanno attaccato e stanno attaccando tuttora la base, la nostra base della nostra amichetta. Vediamo cosa c'è qua, c'è qualcosa di interessante, no, è vuoto, ma noi proseguiamo, c'è un... non siamo neanche tanto lontani, dai, possiamo avvicinarci, magari abbassiamoci un attimino, siamo nascosti, che abbiamo anche aumentato la nostra affinità, il livello di... Direi che non siamo. Se i dati che sto raccogliendo serviranno a qualcosa. Non lo so. Andiamo con calma. Vieni. Qua siamo già stati. Abbiamo fatto fuori tutto. Abbiamo trovato tutto quanto. Vediamo
chi c'è rimasto, perché noi abbiamo fatto fuori un casino qua di gentaglie. Probabilmente non c'è rimasto più nessuno vivo. Ma no, qualcosa. Preferirei discutere di scienza. Ok. Sioni, e i tuoi segni vitali sono ancora entro parametri accettabili. Ok. Quello abbiamo fatto fuori quello, quindi ce n'è un altro. Ci sarà da combattere. Sì, c'è da combattere qua. C'è da combattere. Allora. Munizioni. Dovresti lavarti le mani dopo. Sì, lo sappiamo. Andiamo per di qua, eh. Vieni, vieni, perché mi sa che tante le abbiamo già uccise, non credo ce ne siano ancora tantissime. La maggior parte per me le abbiamo fatti fuori tutti. Comunque, continuiamo. Allora, su c'è una torretta, eh. Ok, una. Ok. Volendo qua siamo anche già venuti, ma insistiamo, eh. Facciamo un giro largo, perché qua c'era il robot cattivissimo che ci ha proprio sfracellato la, come si dice, la minchia. Madonna, cattivissimo quello, eh. Quindi facciamo un giro largo e vediamo se non salta fuori nessun altro. Qua sopra c'era qualcosa da andare sicuramente. Vediamo qua se è aperta la porta o è chiusa. Qua siamo già venuti, quindi non credo che ci sia qualcos'altro da prendere. Invece no, munizioni. Mi sa che pure andiamo. Ora qua c'è un'altra storia, un'altra. Vabbè, questo è morto da un po'. Non vedo nessuno, però qua cerchiamo di stare attenti, perché qua siamo già entrati. Boh, torniamo dentro qua. Mi sa che dobbiamo rifare la missione. L'abbiamo fatta che non è. Qua c'erano sempre delle bombette, non ci sono più. Apriamo. Vediamo qui dentro, ma non credo che qua ci sia cosa interessante. Comunque diamo un'occhiatina qui dentro, ragazzi. E poi. Ah. Ancora? Abbiamo già fatta questa missione qua. Laser. 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 Ancora vivo questo? Ah, qui c'è la motore atomica che deve venire a prendere. Ah, c'è uno, mi sa, qua dentro. Forse qui potremmo trovare dei dati utili, eh? No, non possiamo ammazzare quello, ma. Allora. Forse era quello da ammazzare. Era proprio quello da ammazzare. Quindi con calma. Ragazzi, io siamo tranquilli un attimino qua. Questo c'è un tappo, lo prendiamo. Ci fermiamo qua, raga, che siamo abbastanza tranquilli qua dentro. Nessuno ci dà da che fare o da che morire. Quindi io vi ricordo di lasciare un like se volete, lasciate un commento, dite che vi piace, scrivete
cosa vorreste vedere, cosa volete che facciamo, con chi volete che ci uniamo, come procedere, se volete che portiamo curi dalla dottoressa Mari per farla curare, se volete, insomma, scrivete quello che volete, ragazzi. Vi ricordo anche di iscrivervi se non siete ancora iscritti al mio canale YouTube. È facile, semplice, indolore, non costa nulla, quindi attivate la campanellina per essere sempre avvisati ogni volta ci sarà un nuovo episodio che porteremo sul canale. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, Tuffo Miss vi lascia liberi per la giornata intera e vi dà appuntamento al prossimo video, al prossimo contenuto di Fallout 4 o di qualcos'altro che possa essere. E intanto siamo qua per scoprire che è successo in questa base, perché è piena di ghoul. Liberiamo i ghoul, ammazziamo tutti i ghoul e liberiamo la fattoria. Alla prossima, ragazzi.